Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di ossigeno-ozonoterapia nel trattamento delle cervicalgie e delle lombalgie da ernia del disco cervicale e lombare. Per farlo siamo in collegamento da Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone con il dottor Mauro Messina. Buonasera dottore e benvenuto. Buonasera, grazie per avermi invitato. Grazie a lei, dottore. Quindi, dottor Messina, oggi ci occuperemo di ossigeno-ozonoterapia e nello specifico vedremo questo metodo nel trattamento appunto delle cervicalgie, delle lombalgie da ernia del disco cervicale e lombare. In che cosa consiste il metodo? Allora, si utilizza l'ossigeno-ozonoterapia, che non è altro che una miscela di gas, che va ad agire nello specifico sulla lesione. Quindi, se si tratta di lesioni da ernie cervicali, si va a somministrare questa miscela a livello del racchio cervicale. Se invece abbiamo delle ernie o delle discopatie a livello lombare, andiamo a livello del racchio lombare, a livello proprio della lesione. Quindi andiamo proprio a livello della lesione. Dottore, quindi andiamo a livello della lesione, ci andiamo tramite delle iniezioni? Sì, sono delle iniezioni che si fanno, sono paravertebrali, quindi ai lati delle vertebre, e sono intramuscolari, quindi il gas diffonde. E generalmente si fanno due o più iniezioni in base al livello della lesione, se sono una o due lesioni, e quindi se ne fanno a due a quattro somministrazioni. Dottore, e quante sedute bisogna fare e con quale frequenza? Allora, si eseguono solitamente due sedute a settimana, quindi bisettimanale, non giorni consecutivi. Quindi, ad esempio, il martedì e il giovedì, quindi per almeno 8 sedute, quindi nel primo mese. Poi si possono anche fare una volta a settimana. In media il numero di sedute sono 12, se si tratta di piccole di protrusione o bulging, ci si può spingere anche fino a 15 sedute se si tratta di ernie più voluminose. Poi, una volta che si finisce il ciclo, si vede il paziente almeno dopo 3-4 settimane per vedere, diciamo, il suo miglioramento clinico. Perché con l'ozonoterapia dobbiamo puntualizzare che tanti effetti benefici si hanno anche, specie alla fine del ciclo, sia durante che alla fine. Quindi, l'ozono agisce anche quando hai finito il ciclo delle 12 sedute. E dopo quanto tempo il paziente comincia ad avvertire i benefici, quindi comincia a stare meglio? Allora, non esiste una regola precisa. Alcuni pazienti possono avere benefici anche intorno alla ottava seduta, altri dopo la prima. Quindi in media, facendo una media dei pazienti, intorno alla terza o quarta seduta il paziente incontra miglioramento. Dottore, come agisce l'ozono? Ecco, bellissima domanda. L'ozono è particolare perché noi consideriamo sempre che si tratti di una miscela di gas, quindi noi abbiamo ossigeno e ozono con effetti benefici dell'ossigeno e dell'ozono. Quindi noi andiamo ad agire su un nervo, su una radice nervosa che è compressa, quindi è ipossica, con tutti i disturbi che ne crea, quindi dolore, formicolio e altre situazioni, quindi con le parestesie. Agisce ossigenando il nervo e poi ci sono gli effetti benefici dell'ozono che ha proprietà molteplici, che è antinfiammatoria, miorilassante, quindi agisce anche sulla muscolatura che spesso a livello lombare o cervicale ci sono questi muscoli paravertebrali che sono contratti, quindi rilassa la muscolatura. E ha un'azione diretta proprio sul nervo con attività antinfiammatoria, antiedemigena, perché va ad agire sulla radice nervosa che in quel momento esiste edema, quindi va ad assorbire l'edema periradicolare e riattiva
il nervo, dando cosiddetta nuova vita, perché ossigena i vasi nervosi, quindi rivitalizza tutto il sistema radicolare. Eh sì, gli effetti Oltre che benefici dell'ozonoterapia sono sono immensi. molteplici, Sì, dottore. certo. Dottor Messina, una volta raggiunto quindi lo stato di benessere grazie all'ossigeno-ozonoterapia, questo stato di benessere per quanto tempo dura? Allora, una volta raggiunto, diciamo che la guarigione è definitiva. Ci possono essere, diciamo, in percentuale possiamo dire che un 2% può avere una recidiva, ma questo non, si può benissimo questa recidiva trattare di nuovo con la stessa metodica. Quindi possiamo raggiungere un'enorme percentuale di benessere e di guarigione. Benissimo, dottore, ma noi abbiamo parlato appunto del trattamento di ozonoterapia su determinati pazienti, ma un paziente che sia stato già sottoposto ad intervento, quindi abbia subito un'operazione, può anche lui sottoporsi ad ossigeno-ozonoterapia? Sì, utilizzando la stessa metodica e magari facendo qualche seduta in più, però dobbiamo stare attenti che si tratti di un disturbo legato sempre di origine discale e che non sia causato dall'intervento stesso che ha subito il paziente, perché magari c'è una cicatrice chirurgica che traziona la radice nervosa e in quel caso, diciamo, inesorabilmente il paziente se lo porta per tutta la vita. Quindi, diciamo che negli ultimi 15 anni i chirurghi non operano così più facilmente come in precedenza. Dottore, ma a che età si può fare il trattamento di ossigeno-ozono? Allora, diciamo che l'ossigeno-ozonoterapia non ha delle grandi controindicazioni né effetti collaterali importanti, quindi a qualsiasi età i pazienti possono fare l'ozono purché accettano di fare queste iniezioni. È indubbio che i protocolli che abbiamo a disposizione noi, diciamo, si evitano nei bambini, questo sì, però quando siamo persone adulte a qualsiasi età. Dottore, ci sono dei casi in cui non è indicato fare il trattamento di ossigeno-ozono, ma piuttosto è indicato intervenire chirurgicamente? Allora, ci sono un paio di casi. Uno potrebbe, può, è sicuramente quando siamo di fronte a un'ernia iperalgica, cioè un paziente che ha eccessivo dolore, che non risponde a nessun tipo di farmaco e che, specie nelle prime sedute di ozono, non ha nessun risultato, nessun giovamento. Quindi questo può essere uno dei pazienti che è candidato all'intervento. Un altro caso in cui si deve intervenire chirurgicamente quando ci troviamo di fronte a un'ernia cosiddetta calcifica, in cui l'ozono in questi casi non agisce come di consueto e quindi bisogna intervenire chirurgicamente. Dottor Messina, sono dolorose le iniezioni di ossigeno-ozonoterapia? E nel caso in cui lo fossero, è eventualmente possibile essere sedati o comunque una qualche forma di anestesia? Allora, il dolore è soggettivo. Alcuni pazienti non avvertono nessun tipo di fastidio, è solo una sensazione di gonfiore nella sede di inoculazione dell'ozono. Altri pazienti sentono molto il fastidio. Quindi sta alla sensibilità del medico rendere comunque la terapia accettabile. Ed è sempre possibile. Come dice il professore Franzini, che è uno dei massimi esponenti dell'ossigeno-ozono in Italia, il buon ozonoterapeuta non provoca dolore. Comunque, data la minima invasività, perché si tratta sempre, ricordiamo, di una terapia mini-invasiva, quindi è assolutamente accettabile, è oggettivo il dolore. Quindi, per il fatto che potrebbe esserci un minimo dolore, non necessita di utilizzare gli anestetici, nessun tipo di anestesia.
Benissimo, io intanto ne approfitto per salutare il professor Franzini che ho avuto il piacere di avere ospite qui diverse volte, quindi ne approfitto. Dottore, esistono rischi di emboli? Questa è una domanda importante che diciamo tanti pazienti non si avvicinano all'ozono perché si sentono tante sono delle ricerche in questi casi. Allora, l'ozonoterapia, bisogna capire questo, che l'ozonoterapia consiste nell'inoculazione nei tessuti e mai in vena della miscela di ossigeno-ozono. Quindi l'ozono in milionesimi di grammo e l'ossigeno in millilitri. L'ozono a contatto con qualsiasi tessuto si trasforma immediatamente, liberando ulteriore ossigeno. Quindi, se anche una certa quantità, per errore, dovesse andare in vena, quindi parliamo di una quantità minima di meno 20 cc, si scioglierebbe immediatamente nel sangue venoso, che ricordiamo è avido di ossigeno. Quindi, usato in modo corretto da professionisti medici ben documentati, l'ozonoterapia non è embolizzante. Invece, l'attenzione va fatta quando si preleva la miscela di ossigeno-ozono dal macchinario, perché tale miscela non deve mai rimanere nella siringa per molto tempo, parliamo di ore, finché si po possa verificare proprio un'embolia. Quindi, non fatevi fare mai l'ozonoterapia se non c'è il macchinario in studio. Quindi questo è importante. Benissimo, dottor Messina. Quindi, per concludere, chi può eseguire l'ossigeno-ozonoterapia? Allora, l'ozonoterapia è una pratica medica, quindi solo un medico, quindi una persona che è laureata in medicina e chirurgia può eseguire l'ozonoterapia. E inoltre deve essere un medico che abbia frequentato i corsi teorico-pratici dell'ozonoterapia. Quindi i corsi della SIOT, praticamente, che è la Della Società Italiana SIOT, dell'Ossigeno-Ozonoterapia. Io, dottor Messina, la ringrazio per averci parlato di ossigeno-ozonoterapia per il trattamento appunto delle cervicalgie e delle lombalgie e spero di rivederla presto. Grazie, dottore. buonasera, grazie a voi. E grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.